Contigui dell'indiscreto, bentornati! È il titolo che vi siamo mancati. Bene, eccoci qua con la benedizione di tutti voi che ci avete continuamente scritto chiedendoci la data dell'inizio delle nuove e numerose puntate. E colgo l'occasione di ringraziare l'editore di Ultima TV, il dottor Francesco Russo Morosoli, e il nuovo direttore di rete, l'ingegner Lo Grasso. Li ringrazio per il loro coraggio, perché nell'ospedale l'indiscreto ci vuole coraggio. Ma vi è di più! Ho fatto è che non è che vi mancamo sulla VOUT, affezionatissimi telespettatori, ma chi di che ancora ma cominciare che ne sta bene la prima querela! Eccola! E così il giorno 4 settembre scorso siamo stati formalmente convocati presso gli uffici della Polizia di Stato della sezione della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Catania, a cui va il nostro rispettosissimo saluto, e oltre a loro anche a tutte le forze di polizia. Quindi per essere interrogati alla presenza dei nostri instancabili avvocati, a cui va sempre il nostro grazie, grazie, grazie. E per questa specifica vicenda sapremo già, come in una profezia, come finisci, ossia come andrà a finire. E ci è consentito un pizzico di modestia. Vi mostreremo in anteprima i nostri magistrali colpi di coda. Così come abilmente li sappiamo fare noi. E così che vi riveleremo in esclusiva per voi. E magari per chi di cani querelano? Ossia, per colei, per la signora che ci ha querelati, abbiamo una comunicazione di servizio. Dottoressa in legge, per ora non la nominiamo. Le consigliamo, e sempre se lo ritenesse utile, a lei ovviamente, di prestare la massima attenzione a tutto ciò che sveleremo in questa focosa puntata. E che noi di indiscreto, tra l'altro, per sommi capi, abbiamo già preventivamente comunicato alla Polizia Giudiziaria gli argomenti di questa focosa puntata. Dove, tra l'altro, mostreremo che lei ha turlupinato più di un'anziana donna. Anziane pensionate e indifese. E che con noi di indiscreto, lei, signora dottoressa in legge, ha perso la causa. E adesso il nostro immancabile credo. Noi dell'indiscreto riportiamo sempre fatti che ricoprono l'interesse pubblico e rispettano il fondamento del diritto di cronaca, perché racconteremo fatti che sono realmente accaduti e che sono di interesse per la società, all'interno di una cornice espressiva che è comunque rispettosa per l'altrui reputazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di parola e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, cercando, ricevendo e diffondendo informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a nessuna frontiera. E tutto ciò lo afferma l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e che in tema di libertà del pensiero l'articolo 21 della Costituzione italiana è la nostra bandiera. Così, tanto per essere chiari. Così che in questa puntata, non per fare allarmismo, parleremo di allarme truffe agli anziani. E sin dove ci siamo spinti per raccontare questi fatti? No, contigui dell'indiscreto, non siamo stati negli Emirati Arabi o altri paesi ben lontani dalla Sicilia, ma nel comprensorio della città di Adrano, in provincia di Catania. Vogliamo sottolineare però che purtroppo questi tristi episodi accadono in tutta Italia e quindi non solo ad Adrano, chiaro? Ovunque! Tra giri che vengono compiuti con i modi più disparati che troppo spesso hanno come vittime
gli anziani, una delle fasce più deboli della società. È motivo questo per cui ci stiamo battendo. Sebbene le raccomandazioni a non aprire la porta a sconosciuti siano state ribadite più volte, tuttavia c'è sempre qualcuno che, sventurato anziano, che cade nel tranello, magari abbindolato che so da quell'imbroglione di turno, conducendo il tutto a spiacevoli conseguenze. Così, come vi racconteremo in questa puntata. Caso poi malauguratamente si è vittime di un raggiro, è importante non cadere nella vergogna, ma reagire presentando subito denuncia, ed è fondamentale perché il reato non è procedibile d'ufficio. E se il truffato non presenta querela, le forze dell'ordine hanno le mani legate, eccetto i casi in cui la procura ipotizzi la truffa aggravata. Nel caso di persone anziane, però, si può verificare se il comune ha una eventuale assicurazione contro le truffe che indennizza le vittime. Attenzione, anche a Napoli la Procura della Repubblica scovò una presunta truffa organizzata ai danni delle società finanziarie, quelle che conosciamo, al fine di ottenere illecitamente finanziamenti rimborsabili, cioè prestiti personali o linee di credito di consumo, mediante la cessione del quinto utilizzando dati anagrafici di ignari pensionati. E li hanno arrestati tutti! Bene, e adesso andiamo al nostro spiacevole racconto. Quello che è accaduto nella città di Adrano, in provincia di Catania. Ma se il presunto truffatore fosse un amico o un parente, ancora più perfidia, verrebbe da pensare. Insomma, con un vero furto di identità, codice fiscale e carta d'identità di ignari anziani, ci si può fare un bel gruzzoletto. Anzi, un buon metodo di sostentamento fraudolento, aggiungiamo noi. E noi di raggiri e truffe vogliamo parlarvi. Una giovane donna è amica di famiglia di una indifesa e anziana pensionata e che a questi avrebbe più volte riferito di essere un avvocato che lavorava presso la Banca d'Italia di Roma. E che molto spesso questi, l'avvocato da Banca d'Italia e di Roma, assisteva l'anziana donna nell'acquisto online di alcuni biglietti aerei. Un aiuto a chi non è aduto alla tecnologia web. Quindi una persona di fiducia consideriamo, tanto che più volte l'anziana donna ebbe a fornire alla giovane avvocatessa i suoi dati personali. Avvocatessa presunta. E poiché la giovane avvocatessa era così insistente, tutto ciò destò sull'anziana donna non pochi sospetti. Sono una pensionata, ho lavorato 43 anni e dopo 43 anni mi ritrovo in una situazione poco gradevole. Ho conosciuto, non la posso chiamare neanche amica, una da circa 5 anni, mi diceva, l'ho conosciuta sempre come un avvocato e mi diceva sempre che se io avevo bisogno mi potevo rivolgere a lei. Mi ha fatto qualche biglietto online, ho fornito i miei documenti perché avevo io una fiducia in lei, però non si è dimostrata quella che è. Avete ascoltato? La signora Concetta ha dichiarato che aveva tanta fiducia in... Ora vi sveleremo come si chiama? Rullo di tamburi! Assunta Maria Abbate! Ecco, l'abbiamo detto. Signora, che fa? Svenivo? Signorina, c'è ancora? O è cascata in terra? Ma che lei non si è dimostrata quello che... Questa specie di avvocato, a questo punto non so se è un avvocato vero, e questa mi incomincia a telefonare dicendomi che c'era una promozione con il telefono fisso
E io dovevo accettare quella promozione. Una sera questa si presenta a casa mia verso le 7:30 così, dicendomi: signora Concetta, dobbiamo mettere la nuova linea, domani scade. Si è collegata su internet, poi mi ha detto se prendevo un pezzettino di carta con una penna. Mi dice che dovevo iniziare a prendere i miei documenti personali. Poi ho rinnovato il documento di riconoscimento. E forse questo lei non l'aveva, lei ha fotografato tutto, ma io cioè, veramente mi sono insospettita, però non pensavo fino a che punto. E lei poi ha fotografato tutto e mi ha detto: me ne vado, buonasera, buonasera. Avete ascoltato? E Concetta non stava tranquilla, perché poi gli arriva un messaggino sul proprio telefonino da parte della sua banca che gli dava la notizia non tanto rassicurante. 13 aprile, giovedì santo del 2017, verso le ore 10, mi arriva un messaggino sul telefonino. C'era lo storno della banca della rata non pagata alla Findomestic. Hanno guardato e mi hanno detto che io avevo un prestito di 14.000 euro con la Findomestic. E 84 rate da pagare da 214 euro al mese. Lì mi sono sentita anche male. E così l'anziana donna inizia a mangiare la foglia e ripensa al precedente servizio fotografico sui suoi documenti. 14.000 euro di prestito e 84 rate da 214 euro all'una al mese. I sospetti dell'anziana donna diventano più diretti. Io domenica di mattina la contatto. Senti Assunta, mi deve dire una cosa, tu che sei avvocato, io mi ritrovo un prestito con la Findomestic che io non ho fatto, io sto male. Ma no, signora Concetta, ci vogliono le buste paghe, ci vuole la persona fisica. Ed invita l'avvocato Maria Assunta Abate, almeno così come la chiama la signora Concetta, ad accompagnarla alla banca Findomestic. Il pomeriggio, sempre domenica di Pasqua, io la richiamo di nuovo. Gli ho detto: guarda Assunta, ma tu che sei avvocato, potresti venire con me martedì alla Findomestica di Catania, andiamo a verificare chi è che ha fatto questo prestito a nome mio. Sì, ma lei in ogni caso non lo deve pagare. E va bene, lei deve sapere, martedì ci andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ma lei allora pensa che sono stata io? Io non ti dico che sei stata tu. No, e chi va pensando? A quale? Prima io dobbiamo andare a verificare alla Findomestic chi è stata che ha fatto questo prestito a nome mio. E cui fici sto prestito a nome della malcapitata signora Concetta? Lunedì di Pasqua si presenta a casa mia, io ho aperto la porta, questa mi saluta, mi fa gli auguri e mi comincia a dire: signora Concetta, mi faccio entrare. Apri! Sono il lupo cattivo, un lupo turlupinatore, forse. No, ce l'uomo forse. Vabbè, poi. Sono stata io, sono una merda. E l'ho fatta entrare e abbiamo parlato, mi ha detto che è stata lei. Ah, Uris, finalmente, ossia, l'ho detto finalmente. Regista, per piacere, cortesemente i sottotitoli anche in giapponese. Sono andata dai carabinieri, sono andata a raccontare tutto quello che mi era successo e ho fatto la denuncia. Io credo nella giustizia che verrà presto, al più presto possibile, non perdete tempo. E così sono andata dalla filiale in via Corso Italia a Catania. Ho parlato con il direttore, ho presentato la denuncia e lui mi ha detto: non è che lei ha un conto, ne ha due aperte. Uno dove è stato versato il bonifico dalla Findomestic e l'altro dove lei, sempre l'abate Assunta, ha aperto un altro conto dove lei prelevava sia con la
con il bancomat e con la carta di credito ha fatto anche degli acquisti. Mi ascolti, avvocato e praticante Maria Assunta Abate, si avvicina un po' più allo schermo. Noi di Indiscreto abbiamo voluto riservarle in esclusiva per lei e solo per lei una registrazione audio realizzata a sua insaputa, che commenteranno anche i nostri telespettatori da casa. Accetti questo nostro regalo prenatalizio, come se allo stesso modo ricevesse un panettone motta. Picchi me pare che dopo come senti, auccio che motta, baule alle magne alle cemmarie. Ascoltiamo adesso la registrazione audio tra la signora Concetta e l'avvocato Assunta Abate. L'ho fatta io, però io sono venuta qua non per nascondere, per ammettere. Ma come caspita, come cavolo online, l'hai fatta? Online. No, l'ho fatta da sola. Cosa hai pensato? Io sono una merda, questo ho pensato. Ma ci vuole coraggio a fare una cosa del genere? Guarda, ci vuole, sono stata disperata. Ha pensato alla psicologa ad aiutarmi ad uscirmi da questa situazione. Assumo tutte le responsabilità e lo estinguiamo. Ma ti posso dare una metà subito e si estingue una parte e tra un mese un'altra parte. Ma domani sei denunciata da parte mia. Può venirmi incontro? No! Mai! E tu a scomparirmi, ma occhio, devo chiudere tu! No, è stato un mio momento di debolezza. Io sono venuta soprattutto per chiedermi scusa. Ma poi, sarà vero un avvocato? Il nostro quesito è firma AVV, cioè avvocato, e come si chiama Ida? Per essere più certi, siamo andati a spulciare anche il testo dell'elenco degli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Catania. Facciamo. Noi non commentiamo. Fatelo voi da casa, affezionati telespettatori di Indiscreto. Avvocato Maria Assunta Abate. È attaccato ancora allo schermo? O svenivo? Noi di Indiscreto non riusciamo a comprendere con quale coscienza lei turlupini gli anziani, soli per giunta. Noi non riusciamo a comprendere perché, pur sapendo di mentire, lei ci abbia querelato per diffamazione. Lei, avvocato, o almeno così la conoscono nelle sue zone come avvocato appunto, e lei il titolo se lo prende tutto e lo ha fatto anche con noi, mai dicendoci che lei avvocato non lo era. Ora lei sa che i nostri avvocati che tutelano l'Indiscreto sono salatissimi e vincono sempre. Ed ovvio che noi la citeremo in tribunale, così la smettete di intimidirci. Perché noi non ci dividiamo, raccontiamo sempre la verità. Compreso? E vale per tutti? Sì, sì, ci stai dicendo, la prima puntata, ma ancora a cominciare già, quindi comincio a... e finitela. E così la signora Concetta mette alla porta l'avvocato Abate Maria Assunta. E adesso ascoltiamo le considerazioni del sindaco di Adrano, Ferrante. Certo, siamo di fronte a un fatto delinquenziale in questi casi, perché bisogna intervenire attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, ma non ci sono dubbi che queste vicende si sono verificate anche negli anni scorsi, cioè gli anziani soprattutto sono vittime da parte di alcuni truffatori che chiaramente approfittano della buona fede o comunque della non conoscenza di alcuni meccanismi e quindi portano a compimento alcuni atti che sono sicuramente delinquenziali. Si dà da segnalare, dice il sindaco Ferrante di Adrano. E noi ovviamente gli facciamo da eco. Lo grida anche la presunta, e forse non tanto presunta, vittima, la signora Concetta. E finalmente noi, in quelle assolate giornate di caldo agostano del 2017, l'abbiamo aspettata sotto casa, ossia nella pubblica via. Buongiorno, Massimo Scuderi, il programma L'Indiscreto, buongiorno. Avvocato Abate. Non buongiorno, Massimo Scuderi, il programma L'Indiscreto, buongiorno. Non mi interessa. Lei... Mi scusi, Massimo Scuderi, il non programma, gliel'abbiamo detto. Non riprende. Vabbè, scusi, volevamo dire, vabbè, lei ci denunci, però dire perché ha turlupinato delle persone anziane accendendo un mutuo nei confronti di questi, un prestito alla Findomestica, perché? Guardi, se lei non se ne va... Sì, perché? Mi scusi, perché lo ha fatto? Mi scusi, era all'insaputa della persona anziana. Perché, dottoressa? Perché, avvocato?
lei ha acceso un prestito nei confronti di una persona, all'insaputa di una persona anziana, perché 14.000 euro, 12.000 euro e la signora non sapeva nulla, perché approfittarsi delle persone anziane? Avvocato, a chi sta chiamando? Avvocato? Avvocato? No, 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 noi parliamo con lei. Scusi, perché ha acceso? Perché ha messo un prestito nei confronti di una persona anziana che a suo insaputo? Perché, scusi? Scusi, non so, io non so chi è. Gliel'ho detto chi è? Gliel'ho detto, avvocato. Sì, gliel'ho detto. Sì, sì, avvocato. Scusi, sì. La signora sta andando ai carabinieri. Sì, va bene, così non mi ci dirà magari perché ha acceso un mutuo nei confronti di una signora a suo insaputo. Gliel'ho detto, il programma gliel'ho già detto, non si preoccupi. L'avvocato non si preoccupi, io non so con chi sto parlando. Signora, se lei vuol venire qua sotto, venga. Se lo segni, gliel'abbiamo detto, ci siamo qualificati. Il programma L'Indiscreto è un programma di inchiesta. L'Indiscreto Show, lei chiami chi vuole, così magari ci spiega. Poi se siamo coglioni o meno, non lo so, lo vedremo. Per quale motivo lei ha turrubinato di anziana? Avvocato, mi scusi. Avvocato, mi scusi, perché se ne va? Se ne va, se n'è andata. E allora, ci siamo presi anche del coglione. Veramente, Ida morissa mia. Cioè, l'ha detto a me, ecco. Va bene, forse aveva ragione, perché solo un coglione non si sarebbe accorto delle malefatte a danno della signora Concetta. Anche perché ella è reo confesso, poiché, come avete già ascoltato, questi ammise di aver stipulato lei il contratto per il prestito personale e che lo aveva fatto falsificando le firme, nonché il cedolino della busta paga necessaria per il rilascio del finanziamento. Ed inoltre di aver aperto un conto corrente presso l'istituto di credito che banca in nome e per conto e all'insaputa della signora Concetta e con tanto di suo numero di cellulare e la creazione di un nuovo account Google. Non potete morire qua lei. Ora, non è finita qui, perché Maria Assunta Abate di anziane ed indifese pensionate ne ha turlupinate diverse e su Como Id foto, grazie. Ci ha querelate per diffamazione. Noi ci siamo ancora una volta impegnati un po' di più e indagando abbiamo scoperto che ce ne fu un'altra di turlupinata. Ma di questo nuovo fatto ve ne parleremo in un'altra puntata. Amici e contigui dell'Indiscreto su Ultima TV, per le vostre segnalazioni e i vostri commenti potete scriverci all'indirizzo mail indiscretosicilia@gmail.com. E ricordo che l'Indiscreto ha la tutela di un centinaio di avvocati, quelli dell'AFLA, l'Associazione Forense Libera Avvocati, e da Buon Showman ricordo che se qualcuno ha qualcosa da dire, comunque noi siamo qui. Siamo qui! Ma cominciate? Lo devo dire che siamo qui! Ma questi ne cercano e ne fanno l'altro querele.